Bentornato sul canale La Sicurezza Z, io sono Luigi Perrone e in questo video andiamo a vedere come attivare e configurare i servizi per la Multifactor Authentication. Partiamo dalle componenti principali che costituiscono la soluzione MFA, cominciando dall'MFA Manager, che è il cuore della soluzione, per poi passare alle due interfacce operative, una di tipo amministrativa, formata da pannelli 3270 e dialoghi ISPF, l'altra di tipo utente costituita dai web services. Infine abbiamo il translation layer, che è la componente che si occupa dell'interazione tra MFA server e la SAF interface per il colloquio con il security server HF. Ci sono poi altre componenti secondarie che in parte sono incluse nelle componenti citate in precedenza, come le PC routine o la cache, che sono contenute nel server, oppure componenti dipendenti dal tipo di autenticazione o dal fattore di autenticazione che si vuole adottare, e quindi parliamo di una sorta di agente da installare per interfacciare gli authentication server esterni. Ma in sostanza quello che occorre fare è andare a mettere in piedi i due servizi, l'MFA Server e l'MFA Web Services, ed è quello che vedremo nelle slide successive. Cominciamo a parlare del modulo principale, che è l'MFA Server, ed è formato da uno start e task presente su ogni sistema che vuole usufruire del servizio MFA, indipendentemente dal fatto che il DB RHF sia condiviso o meno. Il server ha il compito di eseguire tutti i processi principali di validazione dei fattori di autenticazione, di verifica delle credenziali degli utenti, di monitoring delle operazioni e di gestione dei token conservati nella cache interna. Questo generalmente per le autenticazioni che avvengono nella modalità out of band. Entrando più nel dettaglio della configurazione del server MFA, prima cosa che occorre fare è lanciare la regex azf exec, che consente di richiamare il main menu di MFA. Dopodiché possiamo selezionare STC, quindi si aprirà una schermata con gli attributi MFA da configurare. Vediamoli velocemente, partendo dall'Initial Trace Level, che è il livello di verbosità in fase di diagnostica e può variare da un valore da 0 a 3. Il default è 0, cioè disattivato, ma si consiglia di specificare 2 almeno nelle prime fasi di implementazione, poi in fasi successive si può azzerarlo. Poi abbiamo il Cache Token Sharing, che specifica se il valore del CTC, cioè il Cache Token Credential, può essere condiviso con altre partizioni, all'interno di un Syspace, ad esempio, e può assumere dei valori che vanno da N per non sharing a X per lo sharing tramite XCF e C con l'utilizzo invece della coupling facility, e questo normalmente è il parametro che viene suggerito. Poi abbiamo il nome della cache che deve essere specificato e il numero delle entrate nella cache, che indica il numero di CTC dei token che possono essere mantenuti nella cache fino al loro primo utilizzo, per poi venire cancellati dopo che sono stati usati, a meno che un CTC non venga dichiarato riusabile col parametro di reuse. Infine abbiamo il server port number, che è la porta di ascolto del server MFA per la comunicazione con il web server MFA. A questo punto siamo pronti a far partire la procedura relativa allo start task MFA server. Altro start task da mettere in piedi è quello relativo all'MFA Web Server, che fornisce il servizio di registrazione dell'utente del dispositivo, nel caso del Touch Token ad esempio, e valida l'autenticazione degli utenti nei casi di modalità out of band o di utilizzo dei certificati. Inoltre, questo server è necessario nei casi in cui occorre interagire con Session Manager DB2 Connect, cioè quando viene richiesto il reply delle credenziali dal pannello di login. L'MFA Web Server deve essere installato solo su una singola LPAR nel caso di un Sysplex, ma vediamo come deve essere configurato. Per configurare i Web Services di MFA è sufficiente seguire lo stesso percorso fatto per l'MFA Server, quindi si fa uso della regex azf exec e si aziona successivamente STC per arrivare sulla schermata relativa ai Web Services Configuration. E vediamo un attimino quali sono queste configurazioni. Partiamo dalla Server Authentication Port, che è la porta di ascolto del server, e ricordo che questa porta deve essere riportata nella configurazione TTLS del TCP/IP. Poi passiamo alla Mutual Authentication Port, che è la porta utilizzata per l'autenticazione dei certificati, quindi non è necessaria per IBM Touch Token, ad esempio.
L'utilizzo dei certificati però richiede una mutua autenticazione, cioè non solo lato server ma anche lato client, e deve essere configurata in ATTLS mode. Poi passiamo all'hostname, il nome del web server che deve essere congruente con quello specificato nel GSE dello started task, il documento root che identifica la directory dove viene installato l'MFA e dove si trovano i rispettivi file di prodotto, il path specificato qua nella schermata, il path di default. Poi passiamo al pickup CS token, che è il nome del token da usare per tutte le operazioni di cifratura, e poi abbiamo tutta una serie di buffetti da mettere sull'enable disable dei servizi. Cominciamo dall'out of band services, nel caso in cui vogliamo attivare o disattivare la modalità out of band, di default non è attiva, quindi settato a N. Poi abbiamo l'abilitazione della modalità touch token, anche qui il default normalmente è N. E poi abbiamo l'abilitazione dell'utilizzo delle card, delle PIV della CAC card. Se utilizzato questo parametro, cioè se viene messo a yes, deve essere messo a yes anche quello relativo all'out of band services, perché sono un prerequisito. Infine abbiamo l'initial trace level che è usato per la diagnostica, come abbiamo visto per l'MFA server. MFA web server è pronto per lo start. E qui lanciamo la procedura relativa. A questo punto abbiamo terminato la configurazione dei due server necessari per usufruire di MFA. Ti ringrazio per la tua attenzione e se vuoi seguimi nei successivi video. Ciao da Luigi.